Allora, dottor Giovanni Baiano, primario della chirurgia dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, a un anno e più dall'ingresso, siamo ad agosto, voi siete entrato in questo reparto ad aprile, gli interventi sono praticamente raddoppiati. Sì, questo è un dato di fatto statistico estremamente importante e che da un lato ci inorgoglisce in maniera particolare. Siamo passati da circa 650 interventi l'anno che si facevano prima a oltre 1300, quindi diciamo che l'attività operatoria complessivamente della struttura complessa di chirurgia generale si è raddoppiata, ma non solo da un punto di vista numerico, ma anche da un punto di vista qualitativo. Infatti i nostri interventi per chirurgia specifica oncologica, che vuol dire chirurgia dei tumori, hanno raggiunto dei volumi talmente importanti che ci consentono di avere a tutti gli effetti l'accreditamento nazionale e regionale per poter sottoporre pazienti affetti da questi tipi di neoplasie a intervento chirurgico presso il nostro presidio. In tempi di spending review, che cosa significa? Guardi, in termini di spending review, apparentemente sembrerebbe che la cosa dovesse preoccupare. In che senso? Ora cercherò di dare una spiegazione logica. Più interventi chirurgici si fanno, soprattutto più questi sono complessi, più aumenta inevitabilmente quella che è la spesa necessaria per poter sostenere questo impatto chirurgico. E l'impatto che c'è stato presso il presidio ospedaliero di Forma è stato un impatto notevole. Ma a questo punto qui interviene nell'ambito della spending review in senso pratico quello che è una gestione intelligente della sanità. E di questo devo dare onestamente atto, e me lo consenta di farlo, sia nei confronti del dottor Alessio D'Amato, che è responsabile di Zingaretti per la programmazione sanitaria, ma soprattutto bisogna rendere atto al nostro nuovo direttore generale, Caporossi, insieme con i suoi validi collaboratori, sia il direttore amministrativo che Cordoni, il direttore sanitario aziendale, che resisi conto di questo alto volume di interventi chirurgici e anche di qualità che avvenivano all'interno del presidio di Formia, hanno rivisto in un'epoca in cui si parla di spending review, al netto rialzo il budget necessario dedicato proprio al blocco operatorio, dedicato alla unità operativa di chirurgia generale dell'ospedale di Formia. Allora questo ci deve far pensare. Cosa significa questo? Significa che laddove si lavora e si lavora bene, è lì che l'azienda e che la regione ha tutta l'intenzione di investire. Investire in termini anche di presidi, in termini anche di attrezzature, in termini di risorse. Quindi è vero che la spending review significa tagli per risparmiare, ma è anche vero che questi tagli non saranno mai dei tagli e non devono essere dei tagli lineari, ma devono essere mirati a risparmiare lì dove ci sono dei rami secchi o comunque ci sono delle situazioni che non producono, per prendere quelle risorse e spostarle poi in quegli ospedali dove invece si lavora e si produce bene. Ecco, questo potrebbe essere a livello, mi consenta, regionale della Regione Lazio, e lo dico con una certa sicurezza e non senza alcuna possibilità di essere smentito, perché è la realtà dei fatti, che la politica che si sta facendo a livello sanitario regionale sta seguendo proprio questo tipo di obiettivo. Bisogna risparmiare e questo è fuori dubbio. Bisogna cercare di ridurre i costi e questo è fuori dubbio. Dobbiamo ridurre gli sprechi e questo è anche vero, però è vero che dove si lavora è giusto investire, è giusto lasciare la possibilità agli operatori che operano bene di continuare ad assistere i pazienti, anzi incoraggiarli e dargli le risorse perché loro possono ulteriormente migliorare le loro prestazioni. Dov'è l'importanza dell'accreditamento? Che cosa significa? Perché poi è una parola che va anche spiegata.
essere accreditati vuol dire svolgere ogni anno un volume di interventi, in questo caso stiamo parlando di chirurgia oncologica, un volume di interventi importante tale da garantire per un migliore successo, quindi migliori esiti dell'intervento stesso al cittadino. Si è visto in tutto il mondo, e quindi ovviamente anche in Italia, quindi anche nella regione Lazio, che in quelle strutture complesse dove si operano molti tumori, indubbiamente l'equipe chirurgica acquisisce una tale esperienza e anche nel post-operatorio, nel pre-operatorio c'è una maggiore accuratezza e tutto ciò comporta dei migliori risultati in termini sia di sopravvivenza ma anche in termini di esiti. Oggi bisogna parlare anche di esiti. Cosa significa esiti? Esiti significa non solo che tu hai fatto l'intervento chirurgico, ma il tuo paziente è sopravvissuto a questo intervento e dopodiché quanto tempo dopo l'intervento questo paziente ha avuto una vita normale, libera da malattia e ancora hai avuto complicazioni. Ora, tutti questi dati che sono stati, che vengono raccolti in maniera monitorati in maniera costante, hanno chiaramente evidenziato che non solo l'ospedale di Formia ha raggiunto i volumi necessari per essere accreditato, ma c'è anche degli esiti, quindi c'è una sopravvivenza e una morbidità al pari dei migliori centri non solo della Regione Lazio, ma nazionali, il che significa che siamo un centro di riferimento di eccellenza per la chirurgia oncologica e in particolare, basta citare la chirurgia del colon retto con gli oltre 130 tumori di colon retto operati in un anno e addirittura con la chirurgia dei tumori dello stomaco, dove questo centro in un anno ne ha operati più di 30. Quindi sono numeri che cominciano ad essere importanti, che vanno confrontati con i migliori centri e anche gli esiti sono degli esiti buoni. Da tutto ciò deriva poi quella parola semplice, piccola, ma che ha una grande rilevanza per noi da un punto di vista scientifico e anche da un punto di vista, diciamo, di prestazione, ma che ha una sua importanza che si chiama accreditamento. Quindi questo è un passaggio estremamente importante, è un passaggio che fa crescere tutto quanto l'ospedale di Formia, è un risultato che a mio giudizio non è un trionfo solamente di una struttura complessa o dei chirurghi, ma è un trionfo di tutto l'ospedale. Io devo necessariamente ringraziare tutto l'ospedale di Formia, tutti i miei colleghi medici che lavorano in tutti gli altri settori, dagli anestesisti ai radiologi, al laboratorio d'analisi, così via dicendo, tutti gli infermieri e tutti gli ausiliari, perché se non ci fosse stata la collaborazione di tutti quanti, non avremmo mai raggiunto questo importante risultato, non solo di raddoppiare gli interventi e di farne di gran qualità, ma soprattutto di ottenere l'accreditamento. E badate bene che non solo hanno lavorato il doppio di chirurghi, lei ora mi diceva prima, oggi è il 13 agosto e ti trovo dietro la scrivania adesso a fare l'intervista con me, ma dopo vai giù in sala operatoria a operare e hai operato anche stanotte in urgenza. Purtroppo i risultati non vengono per caso. I risultati sono sempre il frutto dell'impegno, della professionalità, del sacrificio, della dedizione da parte di tante persone. Come si dice anche in altri ambienti, bisogna fare squadra. Noi abbiamo fatto squadra e come abbiamo fatto squadra per ottenere questo risultato, siamo pronti a fare squadra per ottenerne altri ancora e sempre più prestigiosi. Su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda invece la problematica oncologica, per esempio, uno dei nostri prossimi obiettivi sarà quello di perfezionare quello che io definisco il percorso oncologico del paziente, cioè, detto in poche parole, noi ci dobbiamo far carico del paziente non solo quando è ricoverato qui in ospedale, ma anche dopo l'intervento, indirizzandolo dall'oncologo e seguendolo insieme con i colleghi del territorio quando va addirittura a casa sua. Grazie, dottor Baiano.